La Peekaboo è l'esempio di una borsa nata da un istinto creativo che però poi è stato rafforzato dal lavoro di tutti, dall'ufficio prodotto, dall'ufficio che si occupa delle vendite. È un'idea creativa nella quale poi ha creduto tutto il marchio. Probabilmente la difficoltà del nostro lavoro consiste in questo, nel stare proprio in equilibrio tra la storia e il futuro, ed è una cosa meravigliosa ma anche complessa, perché richiede molta curiosità, molta audacia. Bisogna ogni tanto proprio rompere le regole, ogni tanto invece tornare indietro e riprendere le regole del passato. Il design oggi, soprattutto quello legato al mondo del lusso, alla pelletteria, è strettamente legato all'artigianalità. La mano dell'uomo non è stata sostituita, fortunatamente, quindi in realtà tutto quello che poi il risultato finale è il lavoro proprio di mani, quindi di testa e di mani insieme, è proprio un binomio imprescindibile. La parte finale che io faccio di questa borsa è la parte di assemblaggio, quindi le varie parti vengono tutte messe insieme. La passione credo di avercela sempre avuta fin da piccolina, perché i miei mi portavano a vedere questi artigiani che lavoravano con le mani, quindi un lavoro che sembra così semplice, però creavano delle cose bellissime da poco, e quindi ho sempre pensato di voler far parte di questo. La cosa più bella ed emozionante è il fatto che ogni borsa, essendo pezzo unico, ha un piccolo pezzetto di noi artigiani al suo interno e quindi anche di me. Il consiglio che io darei a qualcuno che vuole intraprendere questo percorso è comunque un percorso innanzitutto che ci vuole moltissima passione. Passione per il proprio lavoro, passione per l'artigianalità, e assolutamente di non scoraggiarsi mai, perché la strada è lunga. Ci sono tante cose da imparare e che comunque bisogna sempre fare tesoro dei consigli e dell'esperienza che hanno i colleghi che sono più grandi di noi, che ci possono insegnare tantissime cose, perché ha un valore inestimabile. La prima cosa che mi ha introdotto, diciamo, in questo ambiente qua è soprattutto la mia passione che ho a stare in contatto con altre persone. Il poter comunque conoscere e scoprire la storia di persone di tutto il mondo, rimanendo anche fermo in una sola città. Scherzando anche col cliente, gli racconto che non mi sento tipo un venditore di borse o comunque di un brand di lusso, ma mi sento più un venditore di sogni. Di complimenti belli ce ne sono tanti, però penso che quello più bello in assoluto sia il ringraziamento del cliente di quando era indeciso su un acquisto, che poi l'ha acquistato ed è ritornato per ringraziarmi dicendo che è stata la scelta migliore che poteva fare.